Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata andiamo oltreoceano e parliamo della Coppa America, alla sua 48esima edizione, che si è svolta eccezionalmente negli Stati Uniti d'America. La manifestazione che riguarda le nazionali sudamericane questa volta è stata eccezionalmente aperta anche a sei nazionali del Nord e Centro America. Infatti si è svolta proprio negli Stati Uniti, le squadre, 16 squadre, coinvolte, quindi hanno giocato in 14 città americane, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre. Il regolamento è molto semplice: le prime due poi hanno avuto accesso ai quarti di finale. La gara di apertura si è giocata alla Mercedes-Benz Arena di Atlanta in Georgia, che ha riguardato il gruppo A, il gruppo che vedeva di scena i campioni in carica, l'Argentina, che ha chiuso in testa il suo girone, il girone A, con 9 punti, seguita un po' a sorpresa dal Canada con 4 punti, eliminate invece Cile e Perù con 2 e 1 punto rispettivamente. Quindi Argentina e Canada sono qualificate ai quarti di finale. Andiamo al gruppo B, vinto un po' a sorpresa dal Venezuela, una delle nazionali, diciamo, meno accreditate del continente sudamericano, ma chiude il girone in testa con 9 punti, seguita dall'Ecuador con 4 punti, che elimina anche qui un po' a sorpresa una squadra forse favorita del gruppo, il Messico, anche che so con 4 punti, ma per la differenza reti avanzano gli ecuadoregni. Chiude il gruppo la Giamaica con 0 punti. Andiamo al gruppo C, il gruppo che vinto in questo caso da una delle favorite alla vittoria finale, l'Uruguay con 9 punti, seguita anche qui un po' a sorpresa dal Panama con 6 punti, che elimina i padroni di casa degli Stati Uniti d'America, una mezza diciamo figuraccia per i padroni di casa, che chiudono con 3 punti davanti alla sola Bolivia con 0 punti. Andiamo al gruppo D, l'ultimo, anche qui vinto da un outsider, dalla Colombia con 7 punti davanti al favoritissimo Brasile con 5 punti, Brasile che si qualifica un po' per il rotto della cuffia. Eliminati invece la Costa Rica con 4 punti e il Paraguay con 0 punti. Quindi si chiude qui il resoconto dei gironi. Andiamo ai quarti di finale con le migliori 8 squadre del torneo che si aprono con la vittoria faticosa dell'Argentina sull'Ecuador 1-1 dopo i tempi supplementari. Il vantaggio argentino di Lautaro Martinez, pareggio ecuadoregno con Rodriguez, ma i calci di rigore sono gli argentini a vincere nonostante l'errore di uno dei più grandi giocatori di quest'epoca, Leo Messi, ma le parate del portiere argentino e Otamendi con il rigore decisivo regalano il passaggio del turno ai biancocelesti, all'albiceleste. Nella seconda sfida, una sfida diciamo abbastanza inedita, quella tra Venezuela e anche qui 1-1 dopo i tempi supplementari, vantaggio canadese con Schaffelburg, pareggio venezuelano con Rondon, ai calci di rigore hanno la meglio i nordamericani per 4-3 decisivi. L'errore del venezuelano Angel, e il rigore decisivo è stato segnato dal canadese Cone. Andiamo all'altra sfida dei quarti di finale, qui invece senza storia, Colombia e Panama chiudono sul 5-0 in favore dei Cafeteros, le reti di Córdoba, Rodriguez, Diaz, Rios e Borja regalano l'accesso alla semifinale. Alla nazionale colombiana, l'ultima sfida tra due grandi del calcio sudamericano, Uruguay e Brasile, 0-0, dopo 120 minuti a spuntarla, dopo i calci di rigore sono gli uruguayani, decisivo l'errore del neo-juventino Douglas Luiz. Per il Brasile il rigore segnato da Ugarte invece regala alla Celeste la qualificazione in semifinale. Parliamo proprio delle semifinali. L'Argentina e il Canada hanno aperto il torneo tra le ultime quattro rimaste in gara. L'Argentina vince per 2-0 con le reti di Alvarez, il giocatore del City, e poi la seconda rete di Leo Messi. Quindi Argentina che arriva in finale dove troverà la Colombia. Una un po' a sorpresa elimina l'Uruguay con la rete del giocatore Lerma, quindi Argentina e Colombia si sono ritrovate in finale. Mentre per la finale, terzo e quarto posto, il Cana dell'Uruguay hanno dato vita a una bella partita 2-2 dopo i tempi supplementari. Bentancur, vantaggio uruguaiano, poi il Canada ribalta con Cone e David, pareggio uruguaiano proprio all'ultimo minuto, al 90esimo di Suarez. La sfida si è decisa ai calci di rigore, dove lo stesso Suarez ha segnato il rigore decisivo per regalare il terzo posto all'Uruguay, decisivo anche l'errore del canadese Davis. Quindi poi la finale per il primo e secondo posto che si è giocata all'Hard Rock Stadium di Miami in Florida, visto di fronte Argentina e Colombia. La sfida al 90esimo è rimasta sullo 0-0, ma nei tempi supplementari ancora lui, ancora Lautaro Martinez, decisivo
in tutta l'edizione di questa Coppa America regala all'Argentina il titolo di campione del Sud America, bissando quello dell'edizione precedente. Quindi Argentina campione, per la Colombia purtroppo sfuma il secondo successo nella manifestazione, nell'Albo d'Oro. Quindi l'Argentina stacca l'Uruguay in testa alla questa speciale classifica di tornei vinti con 16, questo era il 16° successo della Biceleste. L'Uruguay resta fermo a 15, seguono poi il Brasile con 9, più staccate le altre selezioni. Paraguay, Perù e Cile per esempio hanno 2 successi, uno solo per la Colombia e la Bolivia. Si chiude quindi così la Coppa America e se ne parlerà fra 4 anni, nel 2028. Ancora non si conosce la sede del torneo, si parla dell'Ecuador che ha mostrato disponibilità a questa prossima edizione, ma si parla anche di un trittico di nazioni, Argentina, Paraguay e Uruguay, che vogliono provare a organizzare il torneo in prova per il torneo del Mondiale 2030, che si svolgerà nelle fasi iniziali proprio nei 3 paesi sudamericani. Vedremo come andrà a finire. Bene, si chiude qui questa puntata. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!